Il pannello comandi del 2006 tradisce la visione volutamente educational dello strumento. Al Pirman era, come dire, estremamente interessato al mercato educational per i propri strumenti e aveva nei conservatori, nelle università, nelle scuole di musica il suo core business, per cui tutti gli strumenti di quel periodo tradiscono una vocazione alla spiegazione che è data ed è confermata dalla generosità delle grafiche, e la tecnica è sempre quella: il suono viaggia in orizzontale da sinistra verso destra, i controlli viaggiano in verticale, possibilmente dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso, e i controlli che modificano il comportamento dei singoli modi sono impaginati con i cursori di tipo verticale. La scelta dei cursori è ovviamente altrettanto grafica, perché a distanza si capisce cosa sta succedendo e come sono messi i comandi. Insomma, è difficile sbagliare suono su un Arpe 2006, a meno di non essere particolarmente versati nel fare cialtronate. Cosa c'è dentro l'Arpe 2006? Dicevo, natura educational, il sistema vuole essere completamente autosufficiente dal punto di vista dell'amplificazione stereofonica, che in questo momento potremmo ascoltare, ma potremmo anche non utilizzare come in questo caso, perché vedremo dopo la versione moderna ha una coppia di uscite dedicate, oppure in alternativa alla coppia di amplificatori e coni incorporati c'è il sistema per uscire tanto con il formato mini jack classico di una volta, quanto con la nuova addizione, una coppia di connettori XLR che mandano il segnale sul sistema di diffusione. Il segnale che arriva alla coppia stereo passa attraverso un riverbero a molle, che è un'altra delle grandi trovate del 2006, e permette quindi di arricchire la ricchezza timbrica già notevole in partenza con un ambiente tridimensionale che non è affatto male. Nella versione originale la Tank è una Quadronics di quelle belle lunghe in stile Twin Reverb, anche qui la densità del riverbero tradisce la qualità del componente utilizzato. Cosa entra dentro il riverbero? Entra il segnale elaborato da un mixer che riceve amplificatore, stiamo andando al contrario, attenzione, amplificatore che riceve modulatore ad anello e filtro passabasso, che riceve a sua volta queste possibili sorgenti sonore, tre oscillatori, il ring mod possibile di filtraggio quindi, o il generatore di rumore. Se partiamo dall'inizio dalle sorgenti sonore e cominciamo a localizzare le cose, vediamo 1, 2 e 3 oscillatori, internamente sono uguali, esternamente come dotazione c'è una certa differenza. Questo è uno dei grandi punti critici del 2006, perché di fatto vengono pagate tre volte le stesse circuitazioni, ma vengono fornite in tagli diversi. I tre oscillatori più il noise generator più il ring modulator, che è un modificatore ma in questo caso è promosso al rango di sorgente sonora, finiscono qui dentro il mixer audio. Dal mixer audio i segnali vanno dentro al filtro passabasso, il filtro passabasso arriva assieme al segnale ring puro dentro l'amplificatore, dall'amplificatore si va nel mixer e poi al riverbero. Il controllo esce fuori dalla tastiera che adesso è fuori inquadratura, dalla coppia di inviluppi sono diversificati per motivi anche in questo caso di tipo didattico, c'è una DSR completo che è normalizzato sul filtro e una R più semplice che invece è normalizzato sull'amplificatore. Se si vuole li si può girare, li si può modificare eccetera come percorso, ma insomma questa è la dotazione di base. Altro punto critico storico del 2006 è che i due inviluppi non possono essere sganciati nella partenza, a differenza di un sistema veramente modulare, qui c'è soltanto uno start unico, tanto manuale con questa specie di campanello di casa, quanto con ciò che si viene fatto collegare a questo ingresso, oppure prelevando il clock del sample and hold. Non c'è un oscillatore a bassa frequenza nel pannello comandi, perché l'idea è quella di degradare uno o più oscillatori in banda subaudio utilizzandolo come uno o più oscillatori a bassa frequenza. Nella versione che abbiamo qui, sposto mentre parlo la telecamera, nei comandi che ci sono sulla plancia sinistra della tastiera, c'è anche un oscillatore a bassa frequenza dedicato che va in un amplificatore con un delay, per cui si possono liberare una serie di circuiti del pannello per fare invece cose molto più simpatiche con questa nuova tastiera, che tra l'altro è epifonica. Ho nuova tastiera nei confronti della tastiera originale del 2006. E allora cominciamo ancora una volta a mettere i puntini su lei. La macchina in questione è la riedizione della versione bianca e nera, non è la grigia antica, non è l'azzurra antica, è la bianca e nera che per molti è giustamente la versione migliore, quella arancione e nera
è da scartare perché è un filtro con uno sbaglio grosso a livello circuitale, ma insomma una storia abbastanza tragica. E la riedizione Corgate adesso offre i due tipi di filtro, quindi poi è possibile sentire le differenze timbriche raggiungibili dai due circuiti, ma insomma vedremo strada facendo cosa succede e cosa non succede. Oltre ai due generatori di inviolo, oltre alla possibilità di degradare gli oscillatori LFO, c'è un sample and hold. C'è un preamplificatore che può essere usato tanto per i segnali audio esterni quanto per i segnali di controllo non sufficientemente energici. C'è un blocco di oscuri processori di voltaggio, questo è uno dei punti più complessi dello strumento, pochi hanno capito a cosa potesse servire questa roba. E poi c'è un envelope follower che riceve, volendo, il segnale del preamplificatore, lo converte in tensione di controllo e quindi è possibile aprire il filtro in battuta con una cassa e cose del genere. Il mixer, che qui può essere usato tanto per segnali audio che per altre porcellezze. Tutto quanto il meccanismo è messo poi sotto controllo di una serie di cavi, eccoli qua, che vengono utilizzati per modificare il patching originale. Questo tipo di macchina rientra a pieno titolo nella categoria dei sintetizzatori semi-modulari, ovvero suonano da soli senza cavi, come in questo caso, ma possono essere usati anche come sistema modulare, alterando in modo anche drastico il patching originale dello strumento intervenendo con i cavi. Noterete la serigrafia suggerisce cosa entra dentro i diversi connettori di pannello, per cui se non si altera la connessione in alcun modo, qui arriva il controllo del sample and hold o della DSR o di altre cose che poi vedremo più nel dettaglio. La natura didattica e la chiarezza del progetto originale vincono da questo punto di vista e quindi permettono di considerare il 2006 come forse il più bel sintetizzatore di uso ampio mai prodotto. È chiaro, il Minimoog è più potente come suono, Harper non ha mai avuto quel tipo di potenza, ma questa è una macchina che, citando utenti famosi, è possibile usare anche da ubriachi. Detto questo, è il momento di cominciare a ragionare sulle tre sorgenti sonore principali, che sono gli oscillatori. I tre oscillatori sono le sorgenti principali dell'apparecchio e permettono di lavorare con sorgenti differenziabili. Di base, l'oscillatore più completo è il numero 2, che produce sinusoide, triangolare, impulsiva e rampa. Le stesse forme d'onda sono in realtà disponibili anche negli altri, ma non sono portate sul pannello comandi. Come si legge questo oscillatore? Questi sono i comandi di intonazione. La logica ARP è sempre intonazione grossolana da 10 a 10 kHz, intonazione raffinata, più dettagliata. Questa è la simmetria dell'onda impulsiva, disponibile nel secondo e nel terzo oscillatore. Qui non c'è, vedremo dopo. Le uscite, gli ingressi di controllo. Gli ingressi di controllo si dividono in ingressi sull'FM, cioè sull'intonazione, e ingresso, in questo caso, sulla simmetria dell'onda impulsiva. L'oscillatore può lavorare in banda audio, isoliamo in ascolto soltanto l'oscillatore 2, è quello che stiamo ascoltando, ne stiamo ascoltando il suono dell'onda impulsiva, che può essere variata manualmente o mandando un segnale di controllo qui. Questo oscillatore può lavorare così in banda audio, oppure può essere degradato al ruolo di LFO. La simmetria del toc toc che sentite dipende dalla regolazione dell'onda quadra. Si tratta di centrare con pazienza il punto nel quale va effettivamente al 50%, ma non cambia nulla. Qui e qui e qui e qui arrivano normalizzate internamente delle tensioni di controllo, che sono la tastiera, l'uscita del sample and hold, quindi la possibilità di far smiagolare il sistema mandandogli tensioni casuali, oppure la tensione prodotta dalla DSR, oppure ancora l'onda quadra prodotta dal primo oscillatore, in questo caso in banda audio. Rallentiamo il primo oscillatore degradando l'LFO. 0. Se volessi accelerare questo, brutalmente devo scordarlo fino a raggiungere l'effetto che mi serve. Chiaramente, se non mi servono questi segnali e me ne servono degli altri, devo usare i cavi
per prelevare qualcosa di diverso da punti differenti del circuito e portarlo qui. Riportiamo in tonalità il primo oscillatore nei confronti del secondo, quindi tiriamo su in banda audio l'oscillatore, apriamo, orrore, terribilmente scordati. Chiaramente dal vivo questo non è un sistema pratico, nel senso che un punto, come dire, debole dell'architettura ARP è sempre stata la mancanza delle ottave sugli oscillatori per differenziarsi da Moog. Per fortuna nella tastiera, che adesso non vedete inquadrata, c'è un traspositore che permette di spostare più o meno due ottave. Il comportamento di tastiera di controllo, e quindi con un po' di pazienza dal vivo si riesce comunque a girare attorno a questo ostacolo. Dicevamo, questi sono i segnali predisposti per la modulazione, ma io potrei dire che voglio modulare questo oscillatore non con la onda quadra prodotta dall'oscillatore numero 1, bensì con la rampa prodotta dall'oscillatore numero 1, e in questo caso ho un comportamento diverso per la differente componente armonica del segnale che sto usando come modulante. Questa è la natura semimodulare del meccanismo, che appunto permette di modificare una circuitazione altrimenti considerata standard. Se vado a recuperare, ascoltiamo soltanto il terzo oscillatore, questo. Se vado a recuperare il segnale onda quadra prodotta dal terzo oscillatore, prelevandolo dall'oscillatore e buttandolo dentro al mixer, mi rendo conto che quanto è disegnato nel mixer è la condizione fotografica del momento del progetto, però posso portare la forma d'onda che mi serve per fare i tipi di comportamenti che reputo più necessario. Ora, questo segnale nell'oscillatore 3 può essere sottoposto a modulazione FM con la sinusoide del 2, banda audio o banda subaudio, oppure a DSR, leone in sviluppo, mettiamo la R sull'amplificatore, ok, oppure ancora noise generator, che produce un comportamento particolarmente caotico. A proposito di noise generator, che controlla la frequenza, è abbastanza interessante, nonché dimostrato e documentato dagli utenti più blasonati, ascoltare l'onda quadra impulsiva del secondo oscillatore in banda audio sottoposta alla modulazione del noise stesso, in modo da far emergere progressivamente il segnale picciato oppure convertire il tutto in un caos assoluto. Secondo oscillatore, stesso gioco col primo oscillatore, il suono di base è una quadra, quindi la pasta timbrica è diversa, modulazione da parte della sinusoide dell'oscillatore 2, modulazione da parte della DSR. Adesso con Pilino a casa vogliamo avere tre rampe. Per vedere le tre rampe e ascoltare le tre rampe nel mixer abbiamo bisogno di indietreggiare con il nostro potente zoom, per cui inquadriamo meglio il pannello e concentriamo la nostra attenzione sul fatto che soltanto il terzo oscillatore arriva con una rampa dentro il filtro. Se io voglio sentire anche la rampa del 2, devo sacrificarmi, collegare l'uscita rampa, entrare qui. Dicevo entrare qui prima che il vento colpisse la cosa. Mettiamo anche l'altra rampa e adesso ci sono una, due, tre. Tre rampe perfettamente accordate, la macchina è nuova e il bello della revisione, della riedizione, non è uno strumento cotto da secoli di utenza, ma è uno strumento nuovo, fresco, che deve crescere col proprietario. Le tre rampe vanno dentro al filtro e da qui poi procedono verso il meccanismo vero e proprio di filtraggio. Nella versione moderna del 2006 ci sono due circuiti di filtro, quello originale, si fa per dire, preso dalle caratteristiche transistor ladder, con quindi le classiche configurazioni di perdita di basse in presenza di forti esposizioni di resonance, e quello invece ARP, che è più cupo e
meno, come dire, prono a altri modelli della sintesi analogica americana. I segnali che abbiamo visto in precedenza, che sono i tre oscillatori, il noise generator con colore variabile, il ring modulator, che adesso possiamo cominciare ad attivare aprendo i livelli di ingresso al ring modulator e dando poi. Un comportamento modulante a uno dei due segnali, tutta questa roba, tutta questa massa di segnali entra dentro il filtro dove trova tre comandi relativi a accordatura fine, e anche qui è curioso per gli standard attuali, ma immaginiamo che questo possa diventare un oscillatore mettendo a manetta la resonance e appunto resonance. Eccola qua. Scende, scende, scende. Questo comportamento di filtraggio è sottoposto al keyboard tracking, per cui anche in assenza di segnale, con la resonance messa al massimo, si può suonare e intonare. In coerenza di intonazione, appunto, col tracciamento di tastiera. In alternativa si può modulare in banda audio, se si vuole, con la onda sinusoide prodotta dal secondo oscillatore, con un po' di riverbero, come dicono Oxford, è la morte sua. Oppure lo si può inviluppare per produrre tutta una serie di comportamenti che vanno dalle classiche kick ignorantissime, senza riverbero, oppure gli zap più fantascientifici, oppure semplicemente al comportamento inviluppato sul trattamento dei tre oscillatori. Dovrebbe essere abbastanza evidente la differenza tra i due tipi di filtro, tipo 2, tipo 1. Questo thump thump che sentite è un classico del 2006 e dipende dalle tarature dell'amplificatore in rapporto al comportamento di controllo lineare o controllo esponenziale. Andiamo quindi a concentrarci a bordo inquadratura sull'amplificatore, perché il terzo anello fondamentale della catena audio riceve i segnali del filtro o del ring modulator, ma cosa importante, li mette sotto controllo di una R in modalità lineare oppure di una DSR in modalità esponenziale. E chiaramente la DSR tenderà a essere più aggressivo, perché il comportamento esponenziale, appunto, avrà una pronuncia diversa. Se non piace, si invertono e si lavora come si preferisce, ovvio. I tempi dell'inviluppo ARP, eccoci qui, sono abbastanza corti, nel senso che da sempre si discute sul fatto del perché avere un attacco al massimo a 6 secondi, ma è quanto viene concesso dal condensatore che è utilizzato per realizzare il generatore di inviluppo. Si può modificare, ma non vale la pena, ci sono mille altre macchine sul mercato che possono lavorare con tempi più elongati. Questa è la filosofia e il fascino della macchina originale, ed è giusto quindi che sia così. Dicevamo, l'inviluppo, anzi, gli inviluppi partono suonando il campanello di casa, drin drin, oppure premendo la tastiera, oppure portando un segnale, una tensione di controllo a questo ingresso. È normalizzato a questo ingresso il clock del sample and hold, che non vedete inquadrato qui sotto, giusto perché oggi è Natale, ci sentiamo tutti i buboni, posso inquadrare anche il sample and hold. Eccoci qua, in questo momento, facendo così, la macchina inizia a suonare da sola, tra virgolette, a questa velocità. Ovviamente non è necessario lavorare con il sample and hold, sprecare il clock del sample and hold. Si potrebbe prendere un altro segnale di un'altra onda quadra. Mi avvicino con la telecamera alla plancia comando della nuova tastiera, che ha un'uscita onda quadra. Porteremo questa onda quadra, che blinca alla velocità di questo LED che vedete qui sotto. Questa è una delle comodità delle nuove versioni ARP targate Korg. Ok, questa onda quadra andremo a ricollegarla
al già visto ingresso di gate. Quindi portiamo un'onda quadra, boom, si va qui, boom, si connette. Adesso questo non c'entra più nulla. Chi dà la velocità è quello LFO a bordo tastiera. È una gran comodità. L'idea di avere un comportamento, se si vuole, semimodulare, permette, grazie, permette di personalizzare come si vuole il funzionamento dell'apparecchio fino a raggiungere risultati particolarmente interessanti. Una delle caratteristiche più divertenti della nuova edizione targata Korg è, intanto aggiusto l'inquadratura, la presenza di una serie di cose esaltanti qui nella tastiera modello 3620. È la tastiera bifonica e la bifonia viene usata collegando l'uscita upper voice da qui o da qui riportata sul pannello a uno o a più oscillatori. In assenza di collegamenti upper voice, tutti e tre gli oscillatori gestiscono l'unica intonazione ricevuta dalla tastiera. Se noi portiamo, ad esempio, keyboard CV2 dal pannello, cioè da qui, a bordo inquadratura, o se si preferisce da qua, upper voice, alla gestione del terzo oscillatore, abbiamo la possibilità di suonare due voci assieme. Ma c'è un problema, e cioè se allontaniamo la voce superiore dalla voce bassa, la natura passa basso del filtro potrebbe non farci più sentire il comportamento che invece è eseguito dalla tastiera. Allora tanto vale portare l'altra uscita upper predisposta al controllo di frequenza del filtro, in modo sempre col capo in mezzo alle dita, è meraviglioso, insomma ci siamo capiti. Attenzione a un'altra caratteristica: in questo momento gli inviluppi lavorano con triggeraggio singolo, per cui non c'è maniera di riarticolare a meno di non andare a triggeraggio multiplo. Chiaramente ci sono degli effetti collaterali quando si lavora con la bifonia, perché viene ritriggerato l'intero sistema. Questo è un pochino il meccanismo di quelli che sono chiamati sintetizzatori parafonici, però può avere senso poi anche dal punto di vista espressivo notare come la dotazione dei comportamenti relativi alla performance sia comprendente il portamento che può esserci sempre, può non esserci mai, o può essere momentaneo. Dal punto di vista di pitch bend, questa è la famosa rotella dell'ARP con zona morta centrale. E i veri uomini fanno assoli usando questa, non usando il PPC, cioè i tre padini bianchi della versione 3 degli ARP, che andrebbe portata, conferita all'oasi ecologica. In più si possono far salire o scendere l'ottava durante l'esecuzione. Questo è il blocco dell'LFO aggiuntivo che produce quadra, triangolare e sinusoide attraverso un delay iniziale, ma la cosa più importante è che nella versione Korg c'è un arpeggiatore e un sequenziatore, ovvero sia butto giù un accordo di quarta e posso arpeggiarlo in base all'ordine di inserimento delle note, oppure su o giù, su e giù, random, quello che si vuole, eccetera. In aggiunta c'è una condizione di scrittura per una sequenza che poi può essere trasposta in tempo reale, 1, 2, 3, 4, eccoci qua. Non si sincronizza da fuori, a tutto c'è un limite, però non è detto che con un buon trapano e tanto coraggio non si possa fare la modifica. Lasciando in latch, il sistema continua a camminare per conto suo fino a raggiungere risultati che possono essere interessanti.
però attenzione, il latch sgancia la ritmica della sequenza perché prende in considerazione anche il gate di tastiera, che invece non viene preso in considerazione quando si usa la tastiera soltanto per la trasposizione. In aggiunta, blocchiamo, grazie, c'è la possibilità di usare l'aftertouch per, ad esempio, aprire il vibrato e tante altre coserelle di personalizzazione ai quali, alle quali si poi può accedere per modificare ulteriormente il comportamento. Pannello posteriore per il MIDI e le connessioni USB, altro pannellino posteriore per l'audio. Diciamo che se avete la possibilità di impadronirvi di una macchina del genere, sicuramente passerete giorni di assoluta goduria. Thank you.